Innanzitutto lasciatemi ringraziare gli ascoltatori che hanno particolarmente apprezzato il video che ho pubblicato ieri. Sono stati parecchi, infatti, i commenti davvero positivi che avete voluto postare a margine del video, quindi vi ringrazio veramente di cuore. Torno anche se brevemente sull'argomento perché ci sono novità. Sembra infatti che anche gli analisti delle più importanti società di investimento si stiano accorgendo che la crisi in Europa si sta facendo sempre più seria. Ma è una crisi che era assolutamente prevedibile. Cioè, tutti sapevano che i due paesi europei che avrebbero avuto i maggiori problemi in seguito alle sanzioni alla Russia sarebbero stati Germania e Italia. Non era difficile da prevedere. Anzi, direi che era banale, bastava vedere quali erano i paesi che ad avere i maggiori scambi commerciali appunto con la Russia. Insomma, la cosa più banale, più ovvia. Germania ed Italia sono i due paesi maggiormente, diciamo, manifatturieri dell'Europa intera, insomma. Quindi i maggiori esportatori verso la Russia, ma la manifattura necessita di energia, quindi erano anche i maggiori importatori, sia Germania che Italia, non avevano puntato sul nucleare, quindi sono dei paesi, tra i paesi europei, che maggiormente importano petrolio e gas, e da dove lo importavano? Ovviamente dalla Russia. La Germania addirittura ancora di più dell'Italia, era dipendente dalle fonti energetiche russe. Insomma, era evidente a tutti che le sanzioni nei confronti della Russia sarebbero risultate un boomerang, in particolare, ripeto, per la Germania e per l'Italia, cosa che ovviamente si è puntualmente verificata. Ed attenzione perché a me sembra pure che tuttora si stiano sottovalutando le ripercussioni alle quali stiamo andando incontro. Stiamo parlando di recessione. Ora non sappiamo se poi davvero andremo in recessione. Sapete che tecnicamente, diciamo, la recessione viene sancita quando per 2 trimestri consecutivi si registra un calo del prodotto interno lordo. Io mi auguro di non trovarci in una simile situazione, ma però dobbiamo tener conto che soltanto fino a pochi mesi fa le previsioni di crescita per l'anno in corso nel nostro paese erano del 4,2%. Quindi capite cosa significa passare dal 4 e rotti per cento allo 0,%? I conti pubblici saltano. Ma ripeto, è la crisi ormai conclamata della Germania che sta facendo precipitare l'euro. Ieri, ho detto, è stata una giornata campale, al termine della quale il cambio appunto tra euro e dollaro si è attestato a 1,025. Oggi qualcuno aveva ipotizzato, dopo un crollo del genere ci sarà un rimbalzo, altro che rimbalzo, siamo scesi a 1,017. Naturalmente la maggior parte degli analisti prevede a breve adesso la parità fra il dollaro e l'euro. Ma c'è, ecco, la novità, c'è chi si spinge oltre, molto oltre. Probabilmente avete letto anche voi che Jordan Rochester, analista di Nomura, sapete, Nomura è la più grande banca giapponese, ebbene, Rochester sostiene che affinché l'industria europea possa rimanere competitiva, il cambio dell'euro nei confronti del dollaro debba scendere addirittura a 0,65. 0,65, capite? Significa un ribasso di oltre il 40% dagli attuali livelli che sono già bassissimi. Certo, potrebbe anche essere una buttata dell'analista di Nomura, però insomma,
ipotizzare un cambio euro-dollaro a 0,65, diciamo che un certo effetto lo fa. Rochester giustifica questa sua previsione ipotizzando un crollo verticale della produzione industriale tedesca per il prossimo autunno-inverno. Soltanto se si dovessero mantenere le attuali forniture di gas, ciò comporterebbe inevitabilmente un razionamento, appunto nel prossimo autunno-inverno. Figuratevi cosa accadrebbe se dovessero addirittura ridursi le forniture. Naturalmente la Germania sta cercando di correre ai ripari, bussando alla porta della Norvegia, che tuttavia, insomma, ha fatto capire che non è intenzionata a fare sconti per quanto riguarda appunto le forniture dei prodotti energetici. Insomma, i prezzi del gas, già ora su livelli impensabili soltanto fino a pochi mesi fa, potrebbero salire ulteriormente. Insomma, sentendo queste previsioni, tornano alla mente le parole di Medvedev, quando ha detto che, nonostante la paventata procedura accelerata, l'Ucraina possa non entrare nell'Unione Europea semplicemente perché nel frattempo l'Unione Europea potrebbe essersi disintegrata. Allora, attenzione, cari ascoltatori, perché se la Russia dovesse davvero chiudere i rubinetti del gas, guardate che l'Unione Europea davvero potrebbe collassare. Vabbè, comunque, andiamo a vedere gli eventi. Potrebbe avere, uso il condizionale, molti meno problemi per quanto riguarda le fonti energetiche la Gran Bretagna. Ma anche al di là della manica, i problemi non mancano. Io non riesco veramente a questo punto a capire dove Boris Johnson possa trovare la faccia tosta per non dimettersi. È più incollato alla poltrona lui che Luigi Di Maio. Ormai l'esecutivo guidato da Boris Johnson penso che abbia raggiunto il record di dimissioni da parte dei diversi ministri. Sono implicati in tutti gli scandali possibili e immaginabili. Si scambiano accuse tra di loro. Quella più tenera, naturalmente, è darsi del bugiardo. E attenzione, perché a dimettersi non è che siano ministri così di secondo piano. Gli ultimi due in ordine cronologico sono il cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro dell'economia, e il ministro della salute, che di questi tempi è anche più importante del ministro dell'economia. I sondaggi poi per Boris Johnson sono impietosi. Sembra infatti che il 69% dei britannici vorrebbe le sue dimissioni, ma lui proprio così è imbullonato al numero 10 di Downing Street. Insomma, sembra proprio che i politici siano uguali a tutte le latitudini.